nuovo video. Qua dietro c'è la bifoto che si nasconde. Oggi siamo andati da Primark e ho fatto un po' di acquisti. Scusate la miss, ma sono vestita da stare in casa. Allora, il primo acquisto che vi faccio vedere è questa busta che l'ho presa per mettere le creme da andare al mare. No. Ok, per portare in spiaggia. Questi due giocano. Ci verrà un video trash. E dentro ce ne sono altre due. Una trasparente, una color salmone, dovrebbe essere una specie di salmone. Questa qua che è molto bella perché ha tutti i disegni con le ciliegie, l'ananas, il limone, l'anguria. Mi è piaciuta e l'ho presa principalmente per questa. Dopo ce ne erano dentro altre due, quindi che ci vuole fare, non mica le butti. E queste le ho pagate 5 euro. Poi mi sono presa questo paio di ciabatte che sono bianche e azzurre, hanno le perline e costano 8 euro. Queste sono del 37, che è il mio numero. Ecco, questa maglietta dopo Alberto ve la farà vedere indossata. È una maglietta di Dragon Ball e l'ho presa per lui, gliel'ho regalata. Questa. E c'è su... chi c'è su? C'è su Vegeta, Goku, tutti. Io non li so. Non li ricordo, li guardavo ma non li ricordo. Anche questa è per Alberto. Sempre l'ho presa la io. Sottolinea di Aki. Di Super Mario. La maglietta di Super Mario. Queste magliette costano entrambe 7 euro. Ho fatto il segno del 3 e 7. Vabbè. Poi dietro lui il video, visto che sta facendo i capricci. Questi ho preso i calzini dei Pokémon. E qua c'è su Pikachu. Qua invece c'è sulla scritta Pokémon. E poi questi sono semplicemente rosa con Pikachu. E costano 3,50 euro. Questi dovrebbero essere un paio di pantaloni a pinocchietto, sono blu anche se sembrano neri e costano 3 euro, quindi sicuramente un buon prezzo. Sembra dei sciocchini. Allora, questi potrebbero sembrare pantaloni del pigiama, ma non lo sono perché comunque non erano nella parte dei pigiami. Costano 5 euro. E sono con hanno questo coniglietto che è un personaggio di un cartone animato ma non ricordo. Dai! Ma viene un video trash qua. Poi ho preso il disinfettante per le mani per Alberto quando andrà nei posti abbandonati, così non si prende il tetano. Ah sì, devo solo ricordare di portarmelo dietro. Sì, aspetta che... Ho preso questa spazzolina piccolina da portare in borsa per andare al mare e costa 2 euro. Sì. Tanto verrà un video mega trash. Ma sì, ma non è grazie che posso così. Questo l'ho preso. Questo è un set di Harry Potter. Ho preso, cioè, il block notice e la Viro, l'ho preso per scrivere la spesa perché mi serviva. E costa 2,50. Poveracchi! Ho preso 3 paia di mutande. Vabbè, ho preso le mutande. No, le stavo prima. Ho preso le mutande grigie. No, questo è blu. Però dalla telecamera sembra grigio. Blu, grigio e... sì, rosa salmone. Costo queste chiavi e cuoricini. Costano 4,50. E l'ultimo acquisto è questo paio di infradito che dovrebbero essere oro e l'ho preso per mia mamma, costano solo 1 euro. E questo è tutto, adesso Alberto vi farà vedere come gli stanno le magliette, vi farò vedere. Certo, questo è il nostro modello Urbex 0330, anzi, con la prima maglietta di Dragon Ball. Sta bene. Sì, ti sta bene, la taglia è giusta anche perché è la solita. Adesso provo l'altra. Giusto. Questa è l'altra maglietta, è la maglietta di Super Mario. Anche questa ti veste molto bene. Dietro non c'è niente a parte l'etichetta. Sì. E niente. Bella, sì. Anche questa. Sei contento? Sì, molto belle, grazie. Prego, ciao.